Link, abbiamo scelto questo hashtag per avviare la decima e ultima puntata di Castel dei Talk, il nostro format di approfondimento sui contenuti, sui retroscena della 21ª edizione del Festival Internazionale di Andria Castel dei Mondi. Oggi abbiamo cambiato location, non siamo nella corte di Palazzo Ceci, abbiamo semplicemente percorso pochi metri, siamo rimasti in Piazza Catuma, siamo nella sede dello IAT, abbiamo fatto questa scelta per toccare un altro fulcro, un altro cuore pulsante di quella che sin qui è stata la 21ª edizione del Festival Castel dei Mondi. Abbiamo un parterre de rois davvero molto nutrito, qualche ritorno, qualche prima apparizione, quindi andiamo subito a presentare i nostri ospiti senza perderci in chiacchiere, a partire dal sindaco di Andria, Nicola Giorgino, ben ritrovato. L'assessore comunale alla cultura e al turismo, Luigi Del Giudice, ben ritornato. Grazie. E poi andiamo sul versante, abbiamo sempre tenuto questa scelta che non era voluta all'inizio, però poi è rimasta tale di dividere un po' chi si è occupato della gestione e chi invece poi in scena effettivamente ci va. Allora parto con il presentare Silvia Gribaudi che questa sera sarà ospite di Andria con Rosa. Buongiorno. L'attore andriese Antonio Memeo che gioca in casa, protagonista con il Bass Theater. Sì, ciao a tutti. Un altro ritorno nei nostri salotti, diciamo, non studi, che è quello di Silvana Pollici, responsabile alle relazioni con le compagnie estere. Bentornata. Buonasera. Insomma, siamo davvero tanti, oggi dobbiamo andare di corsa perché i temi sono davvero tanti. Abbiamo scelto Link perché oggi lo vedete, abbiamo cercato di unire tutte le componenti di quella che è stata l'edizione del festival. Sindaco, ci eravamo trovati 10 giorni fa alla prima puntata di Castel dei Talk cercando di capire che festival sarebbe stato. Ora possiamo dirlo, che Che festival festival è è stato? stato? Beh, credo che non sono state tradite assolutamente le aspettative, che erano tante, ma erano aspettative ben riposte, atteso che c'è stato un grande successo di pubblico e non solo, è una grande qualità degli spettacoli che sono stati proposti. I numeri non tradiscono mai, è in termini di analisi e in termini anche di verifica di quanto è stato progettato, programmato e realizzato, il numero degli abbonamenti, il numero degli spettatori paganti, il numero di tutti coloro che hanno assistito agli spettacoli, perché ci sono stati spettacoli la cui fruizione chiaramente è stata data la possibilità di assistere senza alcun limite a tantissime persone, a migliaia di persone, testimonia della bontà delle scelte fatte. E tutti gli spettacoli che hanno visto una grande partecipazione di pubblico, tra l'altro ci rende particolarmente orgogliosi, così come era nelle nostre previsioni relativamente a quanto era accaduto nel festival degli anni precedenti, tante persone che non sono state soltanto della città di Andria, ma provenienti da tante parti della regione, non solo, anche da fuori regione. E questo significa che ormai questo festival, che abbiamo ripetuto più volte, appartiene all'identità culturale della nostra comunità, è diventato anche un punto di riferimento importante come contenitore culturale e soprattutto come riferimento culturale non solo della regione Puglia, della città di Andria e del nostro territorio, ma credo dell'intero Mezzogiorno d'Italia e non solo. Questo ci deve spronare per andare avanti con ancora più determinazione, per renderlo ancora di più attrattivo da un punto di vista dell'offerta, ma credo che il livello sia eccelso e questo lo testimoniano i numeri e non posso far altro che ringraziare veramente, a cominciare dall'assessore alla cultura Luigi Del Giudice, tutti coloro che hanno fatto parte e fanno parte di questa complessa macchina organizzativa che chiaramente poi consente di avere spettacoli di così elevata qualità, ma soprattutto anche grande partecipazione di pubblico. Ringrazio tutte le compagnie che hanno voluto raccogliere questa sfida, perché in ogni caso sempre di sfida si tratta, anche quando si tratta e ci si occupa professionalmente di un'attività, però è sempre una sfida perché si propone uno spettacolo che poi deve raccogliere il consenso del pubblico. E voglio in modo altrettanto chiaro dire che al di là di tante polemiche che ci possono sempre essere quando c'è un'offerta culturale, la cultura, oltre ad elevare la qualità di vita di una comunità,
comunque produce un indotto economico non indifferente, e in termini di tutti coloro che ci lavorano, che sono chiaramente protagonisti della stagione e dell'organizzazione, anche in termini di indotto indiretto, perché aver visto la nostra città pullulare di tanta gente che comunque poi si è intrattenuta nell'ambito di tante attività di ristorazione, non solo, dà la possibilità in ogni caso a tutti di usufruire, di beneficiare di un festival che oramai credo sia uno dei pochi festival del Mezzogiorno d'Italia di così elevata qualità. Assessore, l'hashtag che avremmo potuto scegliere oggi, oltre al link, avrebbe potuto essere bilancio, non da intendersi come assessorato, ma come appunto il tracciare un po' la cartina di tornasole. Credo che eccellenza sia stata un po' la parola d'ordine di questa edizione. Sì, come diceva il sindaco, sono dati inconfutabili sia in termini quantitativi che qualitativi. Se si prendesse ad esempio i numeri riferiti alla biglietteria, ai tagliandi staccati, piuttosto che agli spettatori che si sono avvicinati al festival, immagino che appunto il bilancio non possa che essere assolutamente positivo. Bello vedere una comunità comunque che si stringe attorno al festival, che diventa sempre più parte parte organica proprio della città e dei cittadini. Ci sono stati esempi specifici che risultano degli aneddoti ormai divertentissimi: vedere un camionista ucraino, un attore della Repubblica Ceca interagire con i vecchietti di Andria e paradossalmente intendersi, al di là di quello che si diceva, proprio utilizzando linguaggio non verbale, oppure incontrarsi la sera con una poetessa padovana che distribuisce poesie tra un cantante inglese e ospiti di fuori regione, immagino che comunque possa essere tranquillamente una fotografia che rappresenta al meglio quella che l'eterogeneità del festival e quello che era l'obiettivo che noi volevamo raggiungere, proprio attraverso la diffusione di un pensiero di città aperta a tutto. Non dimentichiamo gli 84 eventi complessivi, tra i quali al box office mi dicevano il primo ad andare sold out è stato proprio Rosa. Mi fa piacere che abbia, mi immagino che sia anche l'impatto che ha l'immagine che viene proposta dello spettacolo, no? Perché sappiamo che in questo periodo storico, diciamo, magari siamo attratti da nomi che vediamo circolare di più in televisione, magari, o che conosciamo di più perché fanno parte di un circuito culturale che ha la fortuna magari di apparire più comunemente nei media. Quindi io, come autrice del lavoro, mi sono chiesta in che modo riuscire in qualche modo a colpire con un'immagine, anche se il nome non è conosciuto e famoso, colpire con uno spettacolo che parli attraverso anche l'immagine stessa. E lo spettacolo Rosa parla di corpi, ognuno di noi ha un corpo, quindi è qualcosa che comunque ci tocca da vicino. E l'idea parte proprio da che impatto ha il corpo nella società, quindi anche camminando per strada, no? Come viviamo la nostra fisicità. Quindi questo spettacolo è nato con questa urgenza di parlare di noi, di come vediamo gli altri, come ci guardiamo e come guardiamo gli altri. In scena c'è una giovane attrice italiana di grande talento, Claudia Marsicano, e quindi anche l'interesse di lavorare con Claudia su questa tematica attraverso una modalità che sicuramente è un linguaggio giovane, perché comunque esprime anche la sua giovane età in scena, anche se di grande maturità artistica. Quindi. Claudia Marsicano è stata anche finalista al premio UBU come sì. Nuova attrice under 35, quindi davvero sì. Una carriera completamente in ascesa. Mi veniva da pensare, parlando del rapporto con il corpo, che purtroppo è un tema anche di fortissima contemporaneità, anche le cronache ci costringono a ragionare sul rapporto con il corpo. Sì, indubbiamente, appunto, come dicevo, il corpo è la nostra casa, quindi qualunque tipo di fisicità tocca. La bellezza di questo lavoro, per esempio, che andrà anche fatto nelle scuole superiori da prossimi mesi, e questo per quanto mi riguarda, anche perché è un lavoro che porto avanti sulla fisicità anche nel periodo della vecchiaia, ma anche le trasformazioni. Il linguaggio è molto ironico dello spettacolo, quindi tocca tutti noi, perché in maniera ironica parliamo
come era già successo in un'altra performance del 2009, sapete che quando camminiamo per strada a un certo punto capiamo che il nostro corpo sta cambiando e ce ne accorgiamo perché delle parti di noi si muovono senza il nostro controllo. Allora scherziamo sempre che in maniera ironica può essere piacevole, ma ci può creare anche alle volte delle difficoltà. Certamente. E soprattutto in un periodo in cui l'immagine è sempre quella magari di avere un corpo statuario, no? Quindi soprattutto nel periodo magari dell'adolescenza questo può essere una difficoltà oggettiva, accettare come poi ce lo portiamo avanti tutta la vita, comunque. E quindi il senso sicuramente mi interessa entrare di più nell'ambito scolastico, ma poi avere l'opportunità in grandi festival come questo di proporlo e di creare un dialogo, di riflettere al di là poi veramente dello spettacolo, che è importante per poi dare uno spunto per poi, mi auguro, riflettere a casa con tutta la famiglia. Spesso vengono ragazzi molto giovani, gente più grande, quindi questo è un po' l'obiettivo del lavoro. Del mio cuoio capelluto, quindi no, avendo appunto l'oggetto dello spettacolo. Sì, la prossima performance la farò su questo tema specifico, infatti ci ho pensato prima. Stiamo già preparando un appuntamento per la 22ª edizione. Esatto, mi prenoto su questa tematica. Stiamo dando un'anticipazione. Dal corpo all'anima, quella di Riccardo III di 5 figli, cosa succede con il Bastia per Antonio Memeo? Perché siamo a 1 di 3, diciamo, ci saranno ancora 2 appuntamenti. Cosa succede? Quello che succede è meraviglioso, intanto perché la location parla da sé. Questo autobus che a un certo punto apre i battenti, apre e diventa veramente un teatro in tutto e per tutto, con tante anche poi soluzioni che un attore può chiaramente sfruttare, no? E quello è quello che ho fatto io, perché avendo, diciamo, lavorato su una performance che chiaramente non prevede né un teatro e neanche, c'è una via di mezzo fra teatro e artista di strada, quindi si è adattata bene a questa, chiamiamola, location. Per me, ecco, io poi nel mio testo, ancora prima di sapere di lavorare chiaramente nel Bastiater, a un certo punto cito questo drago, il ventre di un drago, no? E per me è magia, per cui questo autobus per me è un drago, dentro qua, in questo ventre, succede di tutto, no? Niente, Riccardo III di 5 figli è un lavoro che io avevo già portato alcuni anni fa, sempre all'interno del Festival Castel dei Mondi. Si svolgeva all'interno, durante il percorso cittadino dell'autobus, della circolare, e io durante il viaggio con i passeggeri all'interno facevo questa performance, no? Che chiaramente adesso ho sviluppato in modo diverso, perché avevo la possibilità di stare in un punto fermo, quindi avere più spazio e quindi poter portare anche all'interno dello spettacolo dei miei personaggi, delle mie visioni, dei miei deliri, insomma, ecco, il mio disagio mentale, il disagio di chi nasce con questa voglia, questa grande passione di fare, di portare avanti un'arte, di volersi sentire, di praticare l'arte dell'essere attore, e poi quando invece già da quando ero veramente molto giovane, perché tutto nasce molto molto quando ero veramente molto molto giovane. Stiamo vedendo anche un po' di immagini del Bastia che scorrevano sullo schermo a testimoniare l'abbraccio della città, ecco. Sì, è vero. E quando tu dici cambia mestiere, che stai facendo? Mi piacerebbe fare questo. Poi ho iniziato con la danza, ho praticato nel campo delle arti, le ho praticate veramente tutte, tanti anni di danza, teatro danza, musical, quindi dal mio, diciamo, repertorio, quantomeno da quello che è stata la mia esperienza, ho tirato fuori un po' di cose, delle piccole pillole, le ho portate in 35 minuti di spettacolo, attraversando quelli che sono per me i disagi mentali, perché il disagio mentale è quello del Riccardo III nel suo monologo, o del Don Chisciotte, o addirittura anche di un Erasmo da Rotterdam, che addirittura si produce in un elogio della follia. Io tocco questi momenti, raccordati da delle cose mie, cioè dei momenti miei, quindi da una mia scrittura, per cercare di chiarire un po' quello che appunto è un disagio, la follia di chi vuole ammazzare tutti i suoi parenti per il potere, il Don Chisciotte che ha questa sua visione dell'amore molto,
molto onirica, molto sfuggente, no? E quindi anche Erasmo da Rotterdam, che in maniera così dichiarata enuncia e fa questo elogio della follia. Il mio è un tentativo, all'interno ci sono, ripeto, quelle che sono le mie visioni, è un po', vorrebbe anche essere un po', se è riuscito, il delirio di chi per tanti anni cerca di, con sacrificio, con fatica, con rinunce, di fare questo mestiere. Con questo non voglio dire chiaramente se c'è qualità o meno, però dico che questo è il percorso che stavo cercando di portare avanti attraverso chiaramente queste opportunità che Andria offre a noi attori, e quindi per cui ringrazio sempre l'assessore, il sindaco e coloro che mi danno queste opportunità, visto che sono di Andria, che quindi dovrebbe dire: ah, sei di Andria, per cui magari è facile. Nemo profeta in patria, tra l'altro. Nemo profeta, esatto, poi tra l'altro anche questo è vero, però con dignità e con onestà si può riuscire a fare il mestiere dell'attore. Peraltro non sei solo, ma in compresenza con i Personal Mirror, che sono un'altra band sempre andriese, quindi comunque è una vittoria del territorio questa, sì, della qualità, certo, del, sì, territorio. Sì, 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 sono, sì, le serate del Bass Theater sono, si dipannano attraverso il teatro, c'è questo momento di teatro che è mio, io apro, e poi ci sono questi gruppi duo e via dicendo, che si preoccupano e fanno veramente della musica bellissima, cioè molto, sono qualitativamente, sono veramente molto molto bravi e preparati, alcuni li ho scoperti proprio in questo contesto, e posso dire che veramente si potrebbero fare dei festival al di là, diciamo, dell'internazionalità del teatro o dello spettacolo. Si potrebbe fare un festival solo di artisti pugliesi, perché ne abbiamo di tanti e cioè di uno spessore qualitativo, di uno spessore artistico veramente, veramente notevole. Quindi chiaramente io, poi chiaramente, là dove ci sono gli artisti, dove ci sono le belle presenze, diciamo, che portano anche le tematiche, delle belle tematiche, quella del corpo è una tematica che mi tocca personalmente, perché io ho lavorato per tanti anni con il corpo attraverso la danza e il teatro danza, quindi so cosa significa, cosa può esprimere, in quali termini, il corpo a livello di sensazioni, di emozioni, di messaggi. Quindi certamente Riccardo III di Cinque Figli ce ne trasmette tanti di questi messaggi. Riccardo III di Cinque Figli regala parecchie immagini anche forti, personaggi, delle cose. Sono 35 minuti, io non riesco a farne di più, non sono un grande attore, quindi mi fermo a 30-35 minuti, penso che, diciamo, per me siano sufficienti per esprimere quello che è la mia arte, quello che ho imparato, la mia esperienza in oltre 35 anni, di quasi 40 anni, diciamo, di mestiere, o comunque di mestierante, ecco. D'altronde non è la quantità ma è la qualità a essere determinante. Silvana Pollice, abbiamo parlato dei tanti artisti internazionali, ieri sera ad esempio all'Officina San Domenico Mike Cooper è stato protagonista di un appuntamento, ma tu sei stata responsabile alle relazioni con le compagnie estere. Io non ti chiedo soltanto, diciamo, com'è andata, perché la risposta di Andria è stata chiara, è stata più che positiva, ti chiedo anche loro come hanno vissuto il territorio, ecco. Guarda, c'è stato uno scambio assolutamente bellissimo con gli artisti internazionali, sia con i componenti della compagnia Cirque Vost, che hanno portato qui, io dico, grazie ad un'idea geniale voluta soprattutto da Francesco Fisfola, quella di portare all'apertura del festival una performance aperta a tutti, gratuita, come quella di Cirque Vost, che già nel montaggio era uno spettacolo di per sé. Centinaia di curiosi si sono affacciati sulla piazza per vedere la costruzione di questa struttura di bambù, e anche ovviamente con i fratelli Forman, uno scambio totale di dono. Loro ci hanno insegnato molto anche dal punto di vista tecnico, lavorativo, ma anche professionale, proprio artistico, e hanno apprezzato tantissimo la nostra ospitalità. Ricordo con piacere qualche giorno fa, quando abbiamo portato le artiste ciechi a Trani a fare un bagno al mare, loro sono rimasti estasiati dal paesaggio, hanno detto: siete molto fortunati, noi purtroppo non abbiamo il mare, e vi ringraziamo molto per la vostra ospitalità.
e hanno sentito anche molto forte il rapporto con il pubblico, hanno notato che il nostro è un pubblico davvero educato al teatro, molto sensibile alle performance, anche performance di un certo livello, e per cui assolutamente adesso, anche ieri sera per esempio con la chiusura di Dead Town, quindi l'ultima replica, c'è stato un momento di convivialità molto simpatico, era il compleanno del direttore artistico Riccardo Carbutti e gli facciamo Peter gli auguri Forman, anche ora. Esatto, auguri. Peter Forman ha voluto far suonare insomma la band, tanti auguri per lui, ha fatto esplodere dei coriandoli, insomma c'è un legame forte che si crea, quasi un concetto di famiglia, mi assolutamente, assolutamente. Io ricordo per esempio Jan Naetz, che è il gigante buono della compagnia Cirque Vost, col quale abbiamo stretto un bellissimo rapporto, che diceva che appunto si era trovato veramente in famiglia qui, come anche la ballerina italiana, ecco, davvero dei doni reciproci ci sono stati. Insomma, il pensiero della città ce l'ha dato anche Silvana Pollice, che io ringrazio per tutta la collaborazione che ci hai fornito in questi giorni, perché voi non lo sapete, ma ogni giorno il sottoscritto l'ha molestata telefonicamente per coordinarsi sugli ospiti, è stata davvero preziosissima, si è prestata anche come traduttrice, quindi davvero grazie ancora a Silvana Pollice. Sindaco, assessore, un senso di comunità, di famiglia, una famiglia che magari ha ricevuto anche dei consigli dal territorio. Voi avete assistito a diversi spettacoli in piazza, c'era occasione anche di confrontarsi con il pubblico, confrontarsi con gli andriesi. Sì, quando noi parliamo di identità culturale che oramai si è sviluppata, è evidente che facciamo riferimento a un'educazione che ormai la nostra comunità, il territorio ha sviluppato rispetto alla capacità di saper assistere, saper interagire con spettacoli di questo genere, con questa offerta culturale. Non è una cosa normale, è chiaramente un'educazione che è maturata nel corso del tempo, perché 21 edizioni rappresentano un'evoluzione anche della tipologia dello spettacolo teatrale, di questo genere di spettacolo teatrale, con le tante tematiche che vengono proposte e che vengono affrontate. E quindi la capacità di saper interagire significa anche la capacità di saper assistere, di saper sviluppare una criticità anche rispetto allo spettacolo, ma soprattutto di saper offrire degli spunti poi importanti per elaborare un programma che sia quanto più in sintonia rispetto all'evoluzione che una comunità, un territorio, una società ha nel corso del tempo. E credo che questa è la grande capacità che la città di Andria ha saputo, la grande sfida che la città di Andria ha saputo raccogliere quando il festival è stato introdotto nella nostra comunità, assecondandone tutte le evoluzioni, ma soprattutto arrivando oggi a un livello di maturità che consente di poter ospitare tanti spettacoli, da prime internazionali o altri spettacoli magari prodotti a livello regionale, che danno la possibilità di continuare in quell'elaborazione teatrale fondamentale per accrescere il livello culturale. Io credo che molto spesso gli spettacoli siano anche momenti e spunti di riflessione. Il dono, quando si dice il dono di dare e ricevere, io credo che un attore o un produttore, un regista riceva anche da un ambiente degli spunti, dall'interagire con le persone degli spunti, che diventa un momento anche di elaborazione seppur interiore, che poi nel corso del tempo realizza attraverso appunto la messa in scena di uno spettacolo teatrale. Allo stesso modo una città, attraverso gli spettacoli, i messaggi che si lanciano attraverso gli spettacoli teatrali, deve essere in grado, e io sono convinto che la città di Andria lo abbia fatto, di recepire quei messaggi per accrescere sempre di più il suo livello culturale. Ecco, questo interscambio credo che si sia consumato senz'altro in modo magistrale, e noi di questo siamo contenti, perché questo è l'obiettivo che si prefigge la comunità, indipendentemente da chi la rappresenta.
Un'Andria che è sempre al lavoro, magari sentirete anche qualche piccolissimo rumore di sottofondo perché è una città in continua evoluzione proprio per il festival. Tra gli appuntamenti facciamo un piccolo salto indietro, c'è stato anche Human Animal che ha coinvolto le officine San Domenico. Noi grazie ai nostri amici dell'associazione culturale Il Caffè, Domenico Bucci e Nicola Spione segnatamente in questa occasione, abbiamo raccolto un po' il parere del pubblico al termine di questa performance. Una nuova performance della ballata di Elena, che cosa le ha lasciato questo spettacolo? Lo spettacolo mi è piaciuto molto e tocca punti molto molto concreti della nostra vita di tutti i giorni, sia come uomini, come donne, come lavoratori e lavoratrici. E la sensazione, l'impatto è forte perché comunque non si vede molto in giro fiction, cinema, teatro insieme. Un autore magari non molto commentato, innovativo, sicuramente innovativo. Ha fatto vivere contemporaneamente diversi stati d'animo, dal realismo associato al quotidiano, personale come quello oggettivo quando si vive nei posti pubblici. Un gran lavoro di introspezione, quindi bravi nella recitazione, bravi nell'esternare tutti questi stati d'animo, bravi, un gran futuro, bravi. Beh, mi ha lasciato, quando il teatro funziona lascia tante domande, no? E mi ha lasciato delle belle curiosità, delle belle domande, una voglia di rileggere David Foster Wallace e di saperne anche un po' di più. Sono molto in gamba, molto bravo. Stavamo scherzando un po' fuori onda con Antonio Memeo sui possibili doppiaggi delle interviste. Perché invidioso di questi ragazzi che stanno lavorando in maniera eccellente. In realtà i nostri telespettatori a casa hanno sentito perfettamente, c'è solo un piccolo problema. Eravamo noi che stavamo qui e ho detto meglio non farli sentire. Però le abbiamo immaginate, l'indice di gradimento per Human Animal è stato elevatissimo. Torniamo però sul Bass Theater perché c'è stato un piccolo cambio nel nostro salotto. Abbiamo salutato Silvana Pollice, ben trovato Vito Ballarino. Buon pomeriggio. Tu ti stai occupando del coordinamento per quanto riguarda esatto. Il Bass Theater, una settimana, tanti appuntamenti, soprattutto questa forza del teatro itinerante, sfidante, stancante, ma credo appagante anche. Molto, molto. Penso che diciamo la vera vittoria di questa edizione sia stata nell'idea insomma di Francesco, di Riccardo, di Alessandro, un po' di tutti gli organizzatori, di immaginare anche una nuova forma di teatro, cioè un teatro che entra in contatto con il territorio. Quindi il Bass Theater rappresenta un po' questo esperimento, una sperimentazione, cioè portare il teatro anche nelle periferie. Ed è un'operazione secondo me molto interessante, che un po' si ricollega anche a quello che hanno fatto i ragazzi del Cirque Vost e i fratelli Forman, cioè un teatro che si fa materia, nel senso sperimentazione, montaggio e capacità di creare il proprio teatro in un luogo e poi immediatamente in un altro, quindi entrando in contatto con diversi contesti. È un po' l'opposizione di quello che abbiamo sempre pensato, cioè noi abbiamo sempre immaginato il teatro come luogo fisico e statico, stanziale, invece queste tre operazioni a cui il Bass Theater si collega perfettamente provano un po' a sdoganare questa idea qui, cioè il teatro non è in un luogo, ma diciamo è un modo di vivere il concetto artistico probabilmente. Vogliamo ricordare, Vito, un po' i luoghi che sono stati toccati, che saranno toccati fino a domenica dal Bass Theater. Sì, allora noi siamo stati innanzitutto a Montegrosso, dove la compagnia del Bass Theater ha portato il proprio spettacolo riscuotendo grande successo. E poi siamo stati a San Valentino, abbiamo fatto due date a San Valentino, anche quelle sono andate veramente molto bene, grazie anche alla partecipazione ai gruppi musicali, oltre allo spettacolo di Antonio. E siamo stati ieri e oggi praticamente tra la Villa Comunale e la Santissima Trinità, dove continuerà insomma la programmazione del Bass Theater, poi Santa Maria Vetere, e abbiamo un punto interrogativo ancora in ballo perché ci piacerebbe poter chiudere la programmazione del Bass portando gli spettacoli il 10 in Piazza Catuma,
anche per far tornare al centro, insomma, il bus. Vediamo, insomma, se sarà possibile, coerentemente con il lavoro dei fratelli Forman. Questa è una finestra di porta aperta, magari una porta si può aprire anche qui in questo salotto. Antonio Memeo, so che c'è bisogno di una piccola precisazione geografica per quanto riguarda l'appuntamento di questa sera, vero? In realtà ha già detto Vito, ci la troviamo. Ribadiamo però perché magari sì, nell'indicazione, cioè indicato come luogo delle performance, insomma, dello spettacolo, è Piazza Santissima Trinità. Ci siamo spostati leggermente, siamo praticamente in via Walter Chiari, siamo fra lo Steccato e la Santissima Trinità, Piazza Santissima Trinità, praticamente è la fine di Viale Gramsci, nei pressi del distributore di benzina Magmo, alla fine, insomma, siamo lì, però voglio dire... Non può passare inosservato. No, infatti era proprio quello che volevo dire, cioè è un faro, ma già da lontano si vede questo Bass Theater, quindi ci individueranno sicuramente. Era giusto per chiarire un po' meglio, perché qualcuno dice, ma eravate in Piazza Santissima Trinità, non siamo più Piazza Santissima Trinità, a 50 metri, meno forse. Non ci sono scuse per non vederlo, no, insomma. Infatti è questo. Silvia Gribaudi, invece Palazzo Ducale è lì, è fermo, non si sposta sicuramente. Rosa, si parlava di sperimentazione, qui invece si parla anche di rivoluzione del corpo. Ma come dicevamo prima, sì, nel senso che poi ognuno nel fare il nostro mestiere sicuramente c'è sempre un atto di rivoluzione, anche solo per la relazione che si instaura con chi arriva nel momento in cui viene a vedere lo spettacolo. Quindi lo spettacolo è sempre diverso, nel senso che insieme al pubblico avvengono azioni e reazioni. E una rivoluzione del corpo, proprio perché spero e mi auguro, come dicevo prima, che si rifletta sul corpo in un certo modo. E anche lo spazio teatrale venga vissuto in un altro modo, nel senso che aiutare il pubblico a non essere passivo, ma non solo mentalmente ma anche fisicamente. Quindi ci sono delle azioni molto semplici che vengono attivate durante lo spettacolo con il pubblico, proprio perché il teatro, lo spazio teatrale, possa diventare in qualche modo dinamico, come accade quando siamo in una piazza, per cui vissuto in maniera anche quotidiana, che il teatro, lo spazio teatrale, possa essere un luogo dove la gente voglia di venire come va a un pub, perché è un luogo del quotidiano e quindi non diventi un luogo separato dalla nostra vita di tutti i giorni, ma proprio lo spazio teatrale. In questo caso sì, è anche questo una sorta di rivoluzione del corpo, ma corpo come spazio, anche vissuto insieme, visto che siamo tanti corpi insieme agli attori. E anche una non distinzione, per quanto l'attore ovviamente ha la propria partitura, ma di un dialogo, quello che interessa, soprattutto mi interessa sviluppare, un continuo dialogo, proprio come quando si lavora nell'urbano, quindi portando le opere all'interno della strada, della piazza, ecco. Allora, siccome il tempo è come al solito tiranno, perché quando si parla di teatro, il teatro è qui ed ora, ma noi ci siamo qui ed ora per tanti minuti e poi ci perdiamo un po' nei saluti, insomma, che sono necessari, perché siamo all'ultima tappa di Castel dei Talk. Appuntamento allora con Rosa, 21:45, Palazzo Ducale. Perfetto, sì. Grazie a Silvia Gribaudi. Grazie a voi. E ovviamente non vi diciamo correte al botteghino, perché l'abbiamo ricordato, è uno dei primi spettacoli andati sold out, però insomma ne vale davvero la pena. Grazie ad Antonio Memeo. Ringrazio chiaramente tutta l'organizzazione, Francesco Fisfola, Riccardo Carbutti, l'assessore del giudice e il sindaco per questa ennesima opportunità. Ringrazio tutta l'organizzazione che ancora una volta, devo dire, è stata veramente eccezionale sotto tutti gli aspetti, considerando i luoghi e le logistiche, insomma, e problematiche tecniche da risolvere. Davvero un ringraziamento a tutti e anche a voi che siete stati qui oggi ancora una volta ad aggiornarci su tutto quello che avviene. Grazie a tutti quanti voi. Grazie anche a Vito Ballarino per essere stato con noi. Grazie mille a tutti. Grazie all'assessore Luigi del Giudice. Andrea non ha un teatro, ma è come se così non fosse. Grazie a Castel dei Mondi, grazie anche al sindaco Nicola Giorgino. Sindaco, io una battutina la devo fare, però l'anno prossimo ci sarà la 22esima edizione. Dove si vede Nicola Giorgino? Dov'è? Per la prossima edizione. Nella mia città, come sempre.
questa è la risposta sintetica, va benissimo. E il tempo dei ringraziamenti anche per noi. Ringrazio prima di tutto Francesco Fispola, che è il direttore di ideazione e produzione del festival, che oggi doveva essere dei nostri, purtroppo un contrattempo fisico gli ha impedito di essere presente. Io ringrazio tutta la squadra di Telesveva, la regia di Sebastiano Ursi e Riccardo Lomuscio, tutti i giornalisti di Telesveva, gli amici dell'associazione culturale Il Caffè e soprattutto voi che ci avete sostenuto e seguito in tutti gli appuntamenti con Castel dei Talk. Sarà un intensissimo weekend, troverete tutto su casteldeimondi.com o comunque basterà percorrere la città di Andria per imbattersi nell'arte, che è stato un po' il nostro slogan. Grazie ancora e alla prossima con Castel dei Talk.